l'idea è centrale nell'esecuzione, sia l'idea della storia, e adesso appunto andremo a vedere le tipologie di scrittura dell'albo, sia di proprio di progetto, di concezione. Tra, e qui avete una possibilità di confronto anche con quelli che sono i libri d'artista, che è una tipologia di libri molto particolare di cui adesso vi parlo, di albi. Una delle grandi figure dell'illustrazione italiana, scomparsa da poco l'anno scorso, è stata Jela Mari. Conoscete Jela Mari? Jela Mari non ha fatto tantissimi albi, ne ha fatti, direi, mi pare che arrivano a 9 albi in tutto, ma sono tutti progetti, tutti caratterizzati da questa progettualità, che si manifesta, adesso ve li mostro. Sì, sì, ma li ritrovo, non vi preoccupate, li ritrovo. Da questa progettualità che... Oh, Jela, Jela, dove sei? L'altro Elionni e Bruno Munari. Dove sono gli altri? Eccolo. Allora, questo è uno. Il palloncino rosso. Silent Book. Dietro quest'albo c'è appunto una progettualità creativa. Qua due sono le linee che ha seguito Jela Mari. Uno è il gioco delle trasformazioni e uno è la circolarità. Cioè la circolarità vuol dire libri circolari, e dovrei prendervi l'altro, ma lo sto... Ce l'ho perché l'ho portato, ma... Eccolo qua. No, questo è un altro. Questo è un altro principio ancora. L'albero. E poi c'è la mela. Dove l'ho messo, cavolo? Eccolo, l'uovo e la gallina. Partiamo da questo. Questa è la vecchia edizione M, ma l'ho trovate. Non è la prima edizione italiana. La prima edizione italiana dell'uovo e la gallina è del 1960. E era realizzato da Bompiani. Non aveva titolo, era rilegato ad anelli e il bambino lo poteva leggere da qualunque pagina. Questo è il concetto di circolarità. Quando io vi ho detto progettualità creativa intendo questo. Quindi, lei ha progettato, ha detto facciamo un libro. Qual è il tema? La nascita. L'uovo e la gallina. Nasce prima l'uovo o nasce la gallina? Io posso, dopo è stato riproposto con, perdendo questa, perdendo in parte la circolarità. E voi vedete le immagini di Jela, qui avete la gallina, il taglio, guardate il taglio compositivo, la semplicità.
la leggerezza, cioè la capacità di raccontare l'essenziale. Uno degli errori che fanno gli illustratori all'inizio, per paura, è quello di affollare le tavole, di mettere troppe cose, mentre, guardate, l'essenziale. È importante che nella realizzazione di una immagine, raggiungiate quella che è l'essenzialità. C'è l'uovo, eccolo qui. Vedete? Vedete quanto l'essenza, eccolo, e la gallina lo cova. La gallina lo cova e guardate cosa accade. Il dentro, vedete, sta nascendo. Il pulcino sta formandosi. La gallina continua a covarlo. Però se io inizio a leggerlo da qua è uguale. Lo posso iniziare a leggere da qualunque. Ah, dall'uovo. Lo posso partire da dove voglio. È stato fatto, ma non ve l'ho portato, successivamente un'edizione senza titolo, sempre di quest'albo, con pagine di legno, ad anelli, in una versione però semplificata, cioè ci sono meno passaggi, eccolo qui. Quindi vedete, è nato il pulcino. E arriviamo qua. E quindi da qui si ritorna. E abbiamo... E diventa una gallina, no? Vedete? Quindi abbiamo la circolarità. Questo principio di circolarità è un progetto. Non è l'idea solo della storia, capito? Perché parlo di progettualità creativa. Guardatelo. L'altra tipologia molto usata è l'albero. Allora l'albero, Jelamari parte da un altro concetto. Prendo una scena e mantengo la stessa scena per tutte le pagine dell'albero. Cioè non cambio la scena, ma la scena cambia e si trasforma. Prima vi ho detto, il secondo principio di Jelamari è il principio delle trasformazioni. Eccolo, l'albero. Molto bello il gioco del positivo-negativo, che è un gioco della fotografia. Oh, vi faccio notare una cosa, questi sono gli albi degli anni 70, no? Voi avete presente come il 60% degli illustratori illustra oggi, colora oggi? Le campiture sono piatte. Nulla di nuovo. Quando Jelamari proponeva la... Guardatelo. Lentamente qualcosa accade. Quindi l'immagine, vedete, è sempre la stessa. È sempre lo stesso albero. Però succede, comincia a succedere qualcosa. Sono le stagioni. È il passare del tempo. Vedete, la stessa immagine come è il gioco della trasformazione, dovuta appunto... Allora, si può trasformare in tanti modi, perché tante sono le cause
di una trasformazione. Guardate, sempre lo stesso albero, con... E ci sono le storie, vedete che cominciano a nascere delle storie. Quello che accade, l'albero dà i frutti, l'autunno, però l'immagine è sempre la stessa. L'immagine è sempre la stessa. Altra possibilità che avete per raccontare. Oggi. Allora, io vi ho... Vedete, torna l'inverno. Anche questo è un albo circolare. Quindi il principio intreccia il principio della circolarità con il... perché il ciclo... Allora, la circolarità la potete applicare in tutte le storie cicliche, appunto. Vediamo, fatemi un elenco di tutte le cose che sono cicliche. Su questo potete realizzare albi circolari, su tutti i soggetti che hanno una ciclicità. Le stagioni è un ciclo. La vita è un ciclo. Non uno dei, per esempio, una delle proposte che potete fare, non ce ne sono molti, è un albo che presenti il ciclo della vita. Non avete pensato? L'idea, quando vi parlo di idea, no? È questo. Questo è l'albero. Lo passo, insomma, scegliete voi da chi. Oh, non è l'unica Iela Mari a prendere la stessa immagine a vedere i cambiamenti. Io vi ho chiesto prima, ma le trasformazioni come nascono? Come si può trasformare? Allora, il tempo, le stagioni. In un altro albo che ha la stessa struttura, e l'autore è Jörg Müller. Andiamo a vedere poi, sarebbe bello avere più tempo. Jörg Müller. Jörg Müller è un tedesco. Il titolo dell'albo è Se c'era un prato. C'era un prato, non se c'era, c'era un prato. L'immagine è la stessa, siamo in una campagna, ma le trasformazioni questa volta sono: c'era un prato e oggi non c'è più. L'urbanizzazione selvaggia. Sempre la stessa immagine che cambia per l'intervento dell'uomo, quindi c'era il lago, che poi man mano si restringe fino a sparire e cominciano a costruire le... Prima c'era la casetta di campagna, i contadini che lavorano, la terra, e poi sempre, lentamente, il paesaggio si trasforma e diventa un paesaggio urbano, diventa una città. Dal prato alla città, ma l'immagine è la stessa in tutte le tavole. Un altro esempio di questo è Innocenti. Questo funziona nello stesso modo. Lo vedete, guardatelo. E questo è un altro esempio stupido di libro sbagliato. Perché? Serviva il testo di Piumini? Assolutamente no. Questo era un silent book. Il testo assolutamente non ha senso. Adesso lo vedrete.
i cambiamenti nella storia, dal 1900 ad oggi, di una casa. Eccolo il paesaggio. Guardatelo bene, perché vedrete le trasformazioni. Il principio è lo stesso gioco di Ielamari, è il gioco delle trasformazioni. Cioè, vedete che è sempre la stessa immagine. 1915 e naturalmente racconta delle storie di quello che è successo alla famiglia che abitava, no, nel 1916. Qui, vabbè, sarebbe da discutere a lungo gli anni che ha scelto, perché cosa. Cambiamenti anche nelle stagioni, ovviamente, no? Qualche volta riprende. 1929, fino ad arrivare, adesso non vi mostro perché, vabbè, poi lo potete, eccolo. Vi mostro l'ultima, ma che perché fa da contrasto. Vedete? Quindi questa è un'altra possibilità che avete. Prendere un soggetto, no? E vedere sempre le stesse tavole attraverso un progetto. Questa è progettualità, no? Cioè elaborare un progetto potrebbe essere il castello, potrebbe essere, cioè adesso qui aspetto da voi le proposte e dipende dalle proposte possibili, no? Cioè applicabili a questa tipologia di albo. Ma guardate che se ci pensate un attimo, cioè vi ho parlato, due ve ne ho mostrati, uno non l'ho portato, quello di Jörg Müller, ma ve l'ho spiegato, e avete già tre ipotesi molto diverse su cui hanno lavorato tre artisti. Con il principio di cui è ideatrice Ielamari. Ielamari, e questi, quando in un albo illustrato c'è progettualità creativa, cioè quando nasce come progetto, possiamo parlare di libro d'artista, cioè di albo illustrato come libro d'artista. In realtà i libri d'artista nascono come esemplari unici, cioè come oggetto d'arte. Ma c'è una casa editrice in Italia che è, no, anche Edition du Dromedaire, Venezia. Il marito, lui povero, è morto, ma lei continua, lui è morto, e sono fantastici. Il catalogo, il loro catalogo editoriale, sul loro catalogo scrivono libri d'artista per i bambini. La tiratura degli albi di Dromedaire è di 500 copie. Quindi verranno distribuite quasi solo a Venezia? No, no, sono pure. Andiamo a vedere Edition du Dromedaire, lo possiamo vedere, vedete, io ve ne ho portati alcuni e vi ho portato alcune, eccolo. Allora questo, l'universo. Allora sviluppo, come vedete, a fisarmonica, quindi è un unico. Ma vedete anche qui la sintesi e la progettualità.
ok? Sì, ha cominciato con questo formato, anche Orecchio Acerbo, con La Custodia. Lei fa anche cose diverse con altre, non è che non posso, non potevo portarvi lo stesso progettualità. L'abbiamo in un albo di Corraini. Un libro per contare che non conta niente. E l'autore è un grande illustratore, è un grande artista, Harriet Russell. Vedete il progetto. Stessa tipologia. Anche questo avete la possibilità, tutto col testo a mano. Quindi una delle caratteristiche è la... I prezzi sono normali perché non... Allora, 5 euro, per dire questo. È facile, non ha costi di stampa elevati, no? Un prodotto del genere. Il libro d'artista invece... Allora, il libro d'artista classico viene fatto in... un numero ridotto di esemplari, quindi sono multipli, ma è un multiplo, ma non sono 500 copie, ma 3, 5, 10, perché? 20 al limite, arriviamo a 20, 25 copie. Perché questo? Perché ogni esemplare o contiene un originale, quindi un'immagine in originale, o contiene una, per esempio, xilografia, una lineografia, una, cioè, o una serigrafia in copie. Quindi è voluta questa cosa. Io ve ne ho portato, allora, tra gli albi d'artista, un editore che fa delle cose, io ho tutta una collezione enorme, ma e non potevo portarveli tutti, ne ho parlato a Reggio Emilia, li ho portati a Reggio quando, Pulcino Elefante, questo è un libro d'artista di Pulcino, Pulcino Elefante è Alberto Casiraghi. Questo lo fa a casa sua, io sono stato a casa sua, voi toccate per favore questo, perché sentite i caratteri di piombo. Lui stampa con i caratteri di piombo. Su questa carta, questo per esempio sono aforismi di Giorgio Manganelli, illustrati da Alberto Casiraghi. Perché lui è anche un artista, un illustratore, un liutaio, è un grande artista. Se qualcuno di voi lo conosce sa che è una persona straordinaria, Alberto. E questo è il disegno, e ricorda molto come citazione Enrico Bai. Giusto? Lo conosco molto, è molto vicino a Bai. E questo è un disegno inciso da uno dei più grandi incisori che ha l'Italia, che è Adriano Porazzi, uno dei pochi che fa ancora con la punta, con il... E questo è in 19 esemplari, editato. Una delle cose che ha fatto, adesso ve lo... Io ho tutta una collezione, perché avevo fatto una mostra sua a Collodi, nel parco di Pinocchio, tutta dedicata a Pinocchio. Avevo chiesto agli illustratori di farmi delle immagini, e abbiamo fatto 400 libri, tutti su Pinocchio. E c'è questa cosa. Allora, io vi ho portato uno di Casiraghi, anche perché di Pulcino Elefante, di questa, è bellissimo.
Ma questo, se vi interessa, lo potete anche... Guardate che è molto disponibile. Se gli mandate un progetto, addirittura sono anche stati fatti dai bambini. Immagini fatte dai bambini. Cioè non è... dai bambini delle scuole, dai carcerati, lui ha lavorato nelle carceri. Quindi, poi lui ha salvato la Alda Merini, perché nei momenti in cui veramente era dura per Alda, lui li faceva fare, lui di Alda ha circa 500 libri diversi, glieli dava, lei li vendeva al prezzo che voleva, perché non hanno un prezzo, no? Sono 19 copie, lui si teneva mi pare 5, 6 per lui, per l'archivio, e il resto glieli dava ad Alda Merini, e così lei è sopravvissuta, è riuscito, esiste anche questo in Italia, e questo è Alberto Casiraghi, quindi tanto per capire la persona, no? Di chi stiamo parlando. Allora, questo e questa, però richiede, ce n'era ancora uno che avevo portato invece di coso. Ah, vabbè, un altro, vi ho parlato della Iela Mari, dovrei parlarvi anche di un'altra grande interprete, anche lei non c'è più, Maria Enrica Agostinelli, la conoscete? Sempre anni 60, fine anni 60, sempre progettualità, sembra questo, sembra quello. Libro sulle trasformazioni, ma anche sul concetto di parte e tutto. Quindi io prendo una parte e mi sembra una cosa. Quante volte ci è capitato anche a noi, no? Poi ingrandisco, vedo il tutto ed è un'altra cosa rispetto a quello che mi aspettavo. Che cos'è? Una fiamma? No. È una fiamma, ci scommetto. No, è la cresta di un galletto. Parte è tutto. Parte che ci suggerisce una cosa, il tutto. E invece poi andiamo a scoprire che è un'altra. Scopre il pensiero divergente. Esatto, esatto. Sembra proprio un fiore giallo, qui è abbastanza intuibile. No, è il becco di un pappagallo. Questo è certo un bel cestino. No, è soltanto un cappellino. Quindi tutta la struttura gioca su questo. Questo rientra appunto nei libri sui concetti, che è una delle tipologie di scrittura, la parte e il tutto. E adesso volevo ancora mostrarvi e poi c'è, vabbè, parleremo anche di coso, di dove l'ho messo. Questo è un altro libro, un altro progetto molto bello, un'altra progettualità che volevo ancora mostrarvi, ma poi non trovo. Non, ne avevo due di Pulcini, di Dromedaire, ma avevo portato due libri di Dromedaire, però non trovo l'altro. Questo non è... Vabbè, lo trovo, dai, dopo. Anche questo c'è, questa è la Lipparini. Sì, questo è secco, questo l'ho voluto io.
ed è filastrocca in punta di piedi. Anche qui è tutto scritto a mano. Tutto scritto a mano. Tra l'altro sono le più belle filastrocche della Lipparini, perché qui era libera. Negli altri libri, quelli sui diritti, quello che ha fatto per me l'ha detto, doveva sottostare, e le illustrazioni, i disegni sono di Catalano, di Antonio Catalano. Ed è, vedete il progetto, cioè se io vi mostro questo, vi mostro quello di Corraini del Conti, vedete la parentela, cioè come sono, sviluppano un po' la stessa cosa, anche se qui per esempio si parte da una filastrocca che viene elaborata graficamente e iconicamente. Ecco la dialettica testo-immagine, come nasce. Dica. Se noi ipotizziamo due figure differenti, quella del progettista, poi quello dell'illustratore, cioè com'è possibile evitare che il progetto limiti l'illustratore? Solo lavorando insieme. Cioè l'unico modo è quello, perché altrimenti... Ma Orecchio Cerbo vi ha raccontato come lavorano, cioè lavorano insieme, anche se l'illustratore è distante, però... Ci si scambia, ci si trova, ci si manda mail, cioè fare un libro e progettarlo insieme. Cioè la cosa migliore è quella di, qui l'ha fatto Catalano, va bene, l'ha progettato, il progetto è di Catalano, perché vi ho detto a molti, prima vi parla, la Iela Mari l'ha progettato lei i libri, poi si metteva alla prova. Sapete come lavorava Iela? Faceva il prototipo, quindi e cominciava a vedere l'effetto che aveva sui bambini. E poi lo rettificava, lo cambiava, lo correggeva. Così deve nascere un progetto. Ci vuole il tempo. Una delle cose che non capiscono gli editori, e Chiara lo sa bene, no? È che questo lavorare sempre con questi tempi impossibili, no? Quindi, ecco, guardatelo, guardate, e guardate il ruolo della grafica, il gioco. Allora, visto che purtroppo il tempo è tiranno, andiamo. Io vi ho parlato, avete chiaro questo concetto di progettualità? Adesso andiamo a vedere gli aspetti del testo. Cioè, che cosa andiamo a raccontare? Quali sono le principali, tipo, fermo restando che, ripeto, a monte di tutto c'è un'idea. Allora, parliamo un attimo di idea, così vedete alcune idee, lo sviluppo di alcune idee. E parto da Junakovic. Questo è pubblicato da Logos, ma vi ho portato la prima edizione, che è l'edizione croata, in lingua croata, Velika Kniga Portreta, grande libro. Ritratti. Quale è stata l'idea? Allora, l'idea è, io prendo i quadri famosi e sostituisco, imitandone l'esecuzione, ai volti delle persone, gli animali. Ecco cosa vuol dire idea. È molto semplice, però... Ma tutte le idee sono semplici. Tutte, però bisogna averle. Adesso è chiaro. Oh, non è detto, non pensate che... Le idee non si copiano, è tanto, però è chiaro che uno fatto questo non,
Questo è un lavoro. Ma è di una semplicità, no? Però tutto parte dall'idea. Poi ci sarà l'esecuzione, ovviamente, io devo essere anche capace di... Però se non ho l'idea, non realizzo questo, no? È raccontato, sì, è raccontato il quadro. È raccontato... E qui avete... Comunque lo trovate, no? Lo trovate in italiano con la Logos. Lo trovate, questa è idea. Quindi guardate la... Come tipologia di albi rientra nei bestiari, che è una delle possibilità che avete di scrittura e anche di immagine. Un altro idea, così vi mostro come nascono le idee, questo è un giovane illustratore che adesso lavora per Bianco e Nero, per le edizioni Bianco e Nero. È un siciliano, Vullo, al mio amico, ma vabbè che conosco, Alfredo. Il libro si intitola, lui è siciliano, premesso, il libro si intitola Bimbi Minchia. Bimbi Minchia, l'editore è Clichy. Clichy è di Firenze. Qual è l'idea che ha avuto? Le tipologie dei giovani, cioè dei gruppi giovanili. Quindi, e nessuno aveva fatto un libro su questo. Eccolo l'idea nuova, cioè comincia a fare un progetto, un'idea che non è sia ancora realizzata. Allora, l'idea è quella di raccontare i gruppi giovanili. Allora, ha preso gli emo. Certo, è ovvio. I killer, Lolita, dark, hipster, tamarro e cosplayer. Esatto, è la vita dei giovani, no? Ma è andato alla ricerca, perché prima mi pare che ve l'ho detto, che bisogna fare ricerca, anche l'illustrazione è ricerca, cioè è andato alle origini storiche di questi gruppi, perché hanno una loro storia, sono nati, non è, e questo è molto importante, perché mentre i giovani, per dire, aderiscono perché aderisce il gruppo, perché spesso non conoscono la vera storia del gruppo. E qui avete una struttura molto fissa per ogni gruppo, nascita del movimento, caratteristiche, stili di vita, influenze culturali, abbigliamento e accessori, per maschi e femmine. Percepiresti come se fosse un bestiario anche questo? Beh, se per bestiario, sì, teoricamente sì, e quindi abbigliamento emo kid femminile. Questo l'ho presentato, è venuto all'Aquila. Abbiamo presentato il libro all'Aquila, ho incontrato i ragazzini di prima media. Dovreste vedere l'entusiasmo. Sì. E questa è un'idea. No. Sì, lui, esatto. Ma guardate che ha già in mente altro. Quali potrebbero essere, vediamo, gli sviluppi ulteriori di questo albo? Vale per gli adulti anche, quindi potrebbe fare le tipologie di adulto. Io direi nel passato. Potrebbe essere il passato. Cioè, vedete, sì,
cominciamo a entrare nel gioco, no? Nel come si, nel che cosa realizzare. Nel, si potrebbe vedere quello che gli ho proposto e quello che farà. Una giornata. La giornata tipo di ogni. E questa è una cioè, ecco che diventa una specie di collana o due, tre libri, una serie, no? In cui si sviluppa. Posso fare una domanda? Tutto. Perché a volte in Italia abbiamo paura di pubblicare dei libri che magari, lo stavamo vedendo con Fausto Recchio l'altra volta, mettono in discussione a volte il ruolo degli adulti, e questo libro che prende palesemente in giro i ragazzi, i ragazzini, non hanno avuto paura di pubblicarlo. Ma non prende in giro i ragazzi, eh? Beh, diciamo che comunque... No, anzi, no. Non prende. Il nome è Bimbi Minchia, non è già un po' una provocazione? Ma allora, intanto il titolo è azzeccato, perché vi spiego una cosa: il successo editoriale di un libro, di un albo, e questo in parte, cioè a volte è lo scrittore che propone, per cui se voi siete anche autori e proponete un titolo, attenzione. Lui è autore del testo e delle immagini, e il titolo Bimbi Minchia non l'ha proposto l'editore, l'ha proposto lui. Quindi ecco perché è importante, ve lo dico questo. Fare un titolo è fondamentale. Bimbi Minchia è azzeccato perché? Perché minchia è una parola che sì è siciliana, ma oggi è nel gergo di tutti i giovani in tutta Italia. È molto forte, agisce in modo immediato, diciamo, l'identificazione. È molto forte. Se voi avete degli adolescenti... E quindi un libro che ha questo titolo li cattura. Quindi deve catturare loro, perché è chiaro che invece un insegnante di fronte a un titolo del genere comincia a fare quello che diceva. Io non so cosa aveva detto Fausta sulla... Mi puoi ripetere, sì, la domanda? Era molto interessante in realtà la discussione, ci ha fatto vedere un libro, forse lei lo conosce, Opei de Titus, sì, che in Italia, certo, non è mai uscito, perché è effettivamente la storia di un ragazzino che si isola completamente da un mondo di adulti che non si mettono in comunicazione con lui, o comunque si mettono in comunicazione in modo sbagliato, e quindi finisce la completamente per isolarsi. Cioè, in Italia questa non è neanche, non è uscito. È la fotografia. Io che incontro gli adolescenti vi posso dire che quello che manca è proprio il contatto tra il mondo dei giovani e il mondo degli adulti, cioè il mondo giovanile, il mondo dei gli adolescenti sono soli, c'è una grande solitudine esistenziale. Però alcune storie si ha un po' paura a diffonderle in Italia. Ma io non lo so, non credo. Non credo, cioè vedo che c'è molto coraggio da parte di alcuni editori, e vi faccio degli esempi. Che, vabbè, uno di questi sono le edizioni Lo Stampatello, che penso conosciate. Lo Stampatello, che è una casa editrice diretta da due donne che convivono, affronta il tema problematico oggi della letteratura di genere, cioè hanno per protagonista, si parla di omosessualità, ma si parla addirittura di adozione da parte di coppie gay e di possibilità di essere felici. Quindi un libro come questo, pubblicarlo in Italia, cioè quello che mi sta dicendo, questo libro lo contraddice, cioè esistono. Poi sugli ostacoli che questo libro ha, le faccio un altro esempio. Allora,
I libri ci sono, non è che non vengono pubblicati, non, semmai non sono conosciuti, ma è un'altra cosa. Semmai vengono ostacolati, ma è un'altra cosa, vengono volutamente, cioè c'è questo, per dire, un libro come questo, come si chiama, Perché ho due papà, adesso non mi ricordo. No, c'è anche, sì, c'è quello, ma è importante che esca. Poi è vero che forse negli anni 70 c'era più coraggio, questo sì. Questo forse è vero. E oggi abbiamo più paura, cioè l'editore ha più paura di uscire, anche perché ci sono stati, non è casuale quello che sto dicendo, ci sono stati delle denunce alla magistratura, quindi non sto scherzando, per opere, beh, ce ne sono, dell'autore stesso, dell'autore, Donatella Zigliotto. Donatella Zigliotto è stata denunciata alla magistratura da una genitrice, dalla mamma di una bambina, che ha detto che il suo, che l'ha terrorizzata e non riesce a dormire. Denunciata alla magistratura. Un'altra, quindi immaginate un libro, adesso è uscito quello che parla, ma io ho il terrore che arrivi nelle mani di qualcuno, mi capite, e può... Lei è la Pardi, è una delle due editrici che ha scritto il testo. Io l'ho premiato lo stampatello all'Aquila, no? Come, con una menzione per l'impegno e per il coraggio in questa direzione. Ma vi faccio un altro caso, un bellissimo libro, un albo di due autori, l'autore e l'illustratore sono tedeschi. Lo scrittore, ve lo dico prima così già inquadrate, non ve l'ho portato questo, perché lo scrittore è il responsabile dell'associazione tedesca Giordano Bruno. Allora, di che cosa parla? Il titolo è Scusi, ma per trovare Dio? Chiese il piccolo maialino. È la storia di un riccio e di un maiale che si interrogano sull'esistenza di Dio. Ed è il primo albo che presenta ai bambini l'ateismo. Sì, che è pubblicato. Certo che è pubblicato. È pubblicato da una piccola casa editrice di Trieste, che si intitola, cioè che si chiama Asterios. Ah, l'hai già guardato. E l'hai visto anche la copertina. È Asterios, è un greco che vive, Asterios è il nome, proprio il cognome dell'editore. Questo albo è uscito in Italia. Allora, in Germania, quando è uscito, il ministro per la famiglia tedesco ha chiesto la messa al bando. Ha chiesto la messa al bando del libro. In Italia è uscito. Poi, finisco il discorso, ha chiesto la messa al bando, si è riunita la commissione, ha dato parere negativo, quindi il libro è sempre circolato in Germania, è stato attaccato dalla stampa. Anche il sottotitolo è forte. Eh sì, un libro per tutti quelli che non se la vedono. Mi scusi, per trovare Dio? Domandò il piccolo maialino. Il segno è umoristico, come vedete caricaturale.
e attacca violentemente le tre religioni monoteiste. Quindi, se vedete poi le immagini all'interno, trovate il rabbi, il rabbino, trovate il vescovo e trovate il mufti. In Italia cos'è successo? Il libro è uscito. L'editore, che è triestino, l'ha mandato al quotidiano di Trieste, tutte le copie, eccetera. Avete visto voi qualcosa? No, mai sentito. Niente. Non ne sa nessuno. L'hanno, hanno scelto un'altra strada. O lo attaccavano, o lo ignoravano. Se l'avessero attaccato gli avrebbero fatto una pubblicità. Esatto, è questo che hanno capito gli italiani. E allora l'hanno ignorato. E l'hanno purtroppo ignorato anche le riviste specializzate. A cominciare da Andersen, dal Pepe Verde, da tutti. Bella domanda. Chiedevamo come mai anche le riviste l'hanno ignorato. Ma perché voi pensate che Andersen, adesso io non è che voglio attaccare Andersen, perché siamo in crisi. Ma lo dico, cioè nel senso che sono miei amici, cioè però diciamo non in molti casi, molti titoli che escono non vengono recensiti. Ora, è vero che c'è un giudizio, una valutazione della casa editrice, della redazione della rivista, però, insomma, può darsi che il libro non l'abbiano mandato. A me l'editore mi ha detto che l'ha mandato alla redazione di Andersen, quindi non lo so poi che cosa è successo. Però accade questo. Quindi, allora, per ritornare alla domanda che mi ha fatto e a quello che ha detto anche Fausta, sì, sono d'accordo anch'io, è vero che forse, però, questi esempi che vi ho fatto vanno invece nella direzione opposta, cioè c'è, anche se occorre tanto coraggio, e soprattutto in molti casi manca l'informazione. Ecco, tutto qui. Poi il coraggio ci vuole anche quando, appunto, per certi lavori, per certe opere particolari, io volevo pubblicare, l'avevo chiesto anche a Fausta, che si era dimostrata interessata, avrebbe solo, mi ha detto, lasciami pensare un po', uno dei capolavori in assoluto, una delle più grandi illustratrici nel mondo è una slovena che si chiama Alenka, con la K, Sotler. Alenka Sotler. È uscito in Italia un unico libro, pubblicato da Bohem Press. Ma lei espone al Metropolitan di New York, per dirvi un nome. Ed è, vabbè, Alenka. Il titolo del libro è uscito. È un libro, non mi ricordo, perché è uscito in Slovenia. Parentesi, Slovenia, abitanti 2,5 milioni. No, lei lo sa, è vero, 2,5 milioni. Italia, 50 milioni. Costo di tiratura di un albo illustrato in Slovenia, 1,500 copie. Tiratura in Italia, 1,500 copie. Fate un po' i raffronti. Costo del libro in Slovenia, dell'albo illustrato in Slovenia, mediamente 25% in più dell'Italia. In Slovenia si vende, in Italia no. Cioè, ma questo vuol dire che in Slovenia c'è cultura del libro. Se questo libro lo avrebbe potuto fare o Logos, questo della
della Lenca, che è un libro per adulti, che riguarda l'economia. Idea, progettazione, quello che dicevamo prima, come l'ha progettato? Ha avuto un'idea favolosa. L'economia che ci ingabbia, la finanza, come l'ha realizzato? Deformando i codici a barre e inserendo le sue dentro i codici a barre, ingrandendo. È tutto giocato su questo. Questa è una è l'idea. Questa volta è l'idea grafica per raccontare il problema delle banche, cioè lo strapotere delle banche di oggi. Questo è il libro che io avrei voluto che uscisse in Italia. Ma io provo sempre a spingere un editore, poi c'è anche un problema di costi perché è un libro, però lei poi, vabbè che usa il bianco e il nero, c'è qualche immagine della Sotler? In Slovenia, solo in Slovenia. Posso fare una domanda? Sì. Siccome rappresento Est in questa... Il mondo dell'Est. Volevo chiedere... appunto un piccolo confronto tra editoria occidentale, diciamo così, italiana, francese, piuttosto tedesca, e l'editoria balcanica e oltre, che insomma un sacco di terra che... È una che bella c'è. Domanda, Maritia. E poi un'altra piccola sottodomanda, siccome io sono di San Pietroburgo e noi siamo molto più vicini ai scandinavi, ai paesi che hanno una grande cultura anche loro, e purtroppo in Italia non ho mai visto niente su editoria per infanzia proveniente da quelle parti, che ho un sacco di persone. Il tempo vola. Un sacco di, in realtà un sacco eccolo di... Eccolo il libro che vi dicevo. Questa è Alenka Sotler, che nessuno mai, e nessuno conosce. Cioè io quando chiedo, questo è l'assurdo, cioè io vado in giro, può mostrare, se potete, così. Dovrebbe andare su riviste come internazionale forse. Ma io sono stufo, cioè io parlo con i miei colleghi anche all'università, c'è un'ignoranza spaventosa. Vengo a rispondere alla domanda che è molto bella e molto importante. Io inizio a dire quello che cerco di fare io. Visto che vivendo a Trieste sono al confine con l'Est, ed spetta a me veramente operare prima di altri forse in questa direzione. Che cosa ho fatto? Ho creato un premio. Vicino a Udine, il comune di Tavagnacco, il premio si intitola Estroverso. Est, il gioco, Estroverso. Ed è un premio per la traduzione di opere di letteratura per ragazzi dalle lingue dei paesi dell'est europeo in italiano e friulano. Anche friulano perché così c'è. Sì, c'è la possibilità di avere i contributi, non per altro, perché poi, vabbè. No, non è che sono contrario all'uso e anche, anzi. Allora, no, perché il friulano è una lingua. Il friulano è una lingua tutelata. Si insegna, in Friuli si insegna nelle scuole, si insegna anche all'università. Quindi è una lingua tutti, come il sardo, esatto, come il sardo o il ladino, nelle valli di Bolzano. Allora, grazie a questo premio, io seleziono ogni due anni, il premio biennale, tre lingue, e per ogni lingua cinque titoli, di cui due albi. Questi cominciano a essere pubblicati anche in Italia.
ho pubblicato gli autori serbi. Una volta c'erano gli sloveni, c'erano i croati, c'erano i rumeni, la lingua rumena, la Moldavia, quindi l'Estonia. E adesso dovrà uscire un albo di Piret Raud, una delle grandi illustratrici estoni, che io vi ho portato perché è uscita, qualcosa si fa. Questa è la Zarip, Caterine Zarip, una delle più grandi, giovane, ma straordinaria illustratrice estone. È magica nei gatti, quando fa i gatti. Infatti il titolo è, questo è pubblicato da Simnos, con quella nuova collana che è I tradotti, che va nella direzione che diceva lei, cioè le migliori opere, anche l'autore estone, degli altri paesi. E questa è la Zarip. Ma, quindi, qualcosa si comincia a fare, cioè manca molto la traduzione e la pubblicazione da parte di tutto l'est europeo. Russia inclusa, se vogliamo, perché non è che al di là dei classici, Alexei Tolstoi è quello, lo conoscete, la Gallinella d'Oro, ha fatto anche il Pinocchio, versione russa. Il famoso Pinocchio, la chiavina d'oro, la chiavina, il Pinocchio russo di Alexei Tolstoi. Bellissimo testo, tra l'altro, perché ha una variante, va bene, adesso non riesco a parlarvi così. Tolstoi, e poi, vabbè, alcune cose si stanno lavorando, si sta operando, ecco, sia nel campo degli autori da far conoscere, ma è stranissimo, soprattutto per gli autori, no? Per gli scrittori, no? Viviamo in Europa, la Slovenia è entrata nella Comunità Europea, la Croazia è entrata nella Comunità Europea, siamo vicini perché da Trieste siamo... Allora, una delle più grandi autrici croate si chiama Ivana Brlić Macuranić. Ivana Brlić Macuranić è l'autrice di una raccolta di fiabe d'autore tipo Andersen, tanto che viene definita l'Andersen croato. Ivana Brlić è l'autrice di un personaggio stupendo, che ha compiuto 100 anni, l'anno scorso. Il garzone Chlapec, mai uscito in Italia. Le scuole croate hanno il nome della Ivana Brlić Macuranić, cioè il nome del garzone, si chiamano come Ivana Brlić, B-R-L, Brlić, siccome la C, Brlić Macuranić. Lì, allora, il volume di fiabe è uscito nel 58, mai più ripubblicato. Questo lavoro che vi dicevo, questo bellissimo personaggio, questo garzone, che fa parte del filone eroicomico, del racconto tipo il Prode Anselmo, queste cose qua. È mai uscito in Italia. Esiste in Francia, in Inghilterra, negli altri paesi, in Italia no. Stessa cosa è
E quello è uscito in Italia, ma da una casa editrice, dalla casa editrice degli sloveni di Trieste, che si chiama ZTT, ZTT, o Editoriale Stampa Triestina. È uno dei capolavori della letteratura per bambini slovena. Ed è il Martin Krpan di Fran Levstik. Ma vedete che se io vi sono i nomi più, cioè Fran Levstik è come dire Collodi, cioè per importanza, nessuno conosce nulla. È inutile che proseguo, io vi posso dire centinaia di nomi, sloveni, croati, serbi, ma non c'è comunicazione, quindi ha ragione quello che dice. Oppure questo libro è uscito, cioè trovate il Martin Krpan, ma nessuno lo conosce in Italia perché lo conoscono a Trieste. E quindi, ed è una figura leggenda, un eroe di quelli forti, no? Martin Krpan che combatte contro tutti, ed è l'eroe della letteratura popolare slovena. Una figura molto importante. Chiudo con per rispondere alla domanda. L'altra parte della domanda è invece più complessa perché riguarda le differenze culturali nelle proposte iconiche, questa era la domanda, tra Italia e gli altri paesi europei. E allora lì avete, vabbè, è ovvio che le differenze ci sono, anche se si assiste a un'omologazione, cioè a una certa uniformizzazione delle proposte, mi capite quello che dico? Però si mantengono delle... Ora, la Francia è sempre stata un po' più avanti nel coraggio, nelle proposte innovative, nella ricerca. Oggi alla Francia si accoda la Spagna. Le proposte... Sì, anche i paesi nordici, Belgio, Olanda. Non dimentichiamo che dall'Olanda viene uno dei grandi innovatori dell'Albo, no? Illustrato, ma vabbè, non... E c'è nella ricerca, c'è molto questo, c'è un'attenzione, lo mostravo prima. Poi c'è la grande tradizione russa, cioè la grande tradizione iconografica dell'est europeo, che oggi è in crisi per motivi economici. Il passaggio da un regime comunista in cui gli illustratori lavoravano tantissimo perché i libri per bambini venivano acquistati dallo Stato e diffusi in tutte le scuole e quindi l'illustratore guadagnava. Poi c'era un'altra cosa che avevano tutti i paesi dell'est europeo. La possibilità di avere una casa per 3 mesi all'anno, mesi estivi, dove gratuitamente, era tutto gratuito per l'illustratore, per i suoi familiari, figli, così. E l'importante è che pubblicavano, che non pubblicavano, che creassero un libro. È vero? Dico cose sbagliate? Questo addirittura in Croazia, per esempio, io ho avuto la proposta, ho segnalato anche un autore, continua ancora, in una forma più ridotta, ma per esempio la biblioteca di Pola, dove c'è anche un'università, la biblioteca di Pola ha chiesto di
mi ha chiesto, dammi un nome di un autore, noi lo ospitiamo per 2 mesi a Pola, gli diamo la casa, gli diamo i soldi per vivere, per stare lì 1 mese e mezzo, lui, basta che lui scriva un testo. Quindi c'è questa grande... Vedete cosa vuol dire cultura? Ecco perché dico la grande tradizione dell'Est, che oggi hanno il problema perché non trovano lavoro. E infatti vedete tanti illustratori dell'Est che arrivano in Italia, che cercano altre possibilità, perché la vita è veramente difficile. Uno, pensate che Popov, prima l'autore di Perché, vive a San Pietroburgo. E o a Mosca, no, a Mosca. E lui mi raccontava che non ha i soldi per riscaldarsi. E le sue opere sono nei più importanti musei della Russia. Cioè questa è la realtà oggi di cui nessuno ha il coraggio di parlare, no? Quindi questo è un altro segnale. Le ho cercato di rispondere, sì. Anche se è molto triste la realtà. La realtà non è, ma però i segnali, questi segnali che io le ho dato sono, cioè spero che qualcosa, cioè qualcosa sta cambiando, ecco, anche se è un percorso, un processo molto molto lento. Troppo, molto lento. Allora, vi parlavo di progettualità e questo è un altro progetto, un'altra idea. Allora, Moustache, adesso è uscito anche in Italia. Questo è Antonio Bonanno, giovane illustratore che ha avuto un'idea fulminante. I mustacchi. I baffi, ha giocato a tutte le persone che hanno i baffi, pensate a quanti protagonisti, a quante persone hanno, e a tutti i tipi di baffi. Le ballon moustache de Monsieur Martin, Paris. 1915. Avete tutte Golgi, tutti i personaggi che avevano i baffi. E adesso il prossimo libro sarà, ha già idea, una specie di serie, però vedete l'idea, nessuno ne aveva mai pensato. Quello che vi dicevo, l'importanza dell'idea, queste sono le prime, quando io, naturalmente usa anche l'ironia, gioca molto con l'ironia, i più famosi baffi del mondo, quindi l'idea è questa, guardate l'eleganza anche dell'albo, che non ha, vedete, anche, e questa è una collana che ha questo formato, di questo editore, che sono l'Edition du Lampion, che potete proporre, perché ha pubblicato anche diversi illustratori italiani. Quindi è uno dei francesi attento all'Italia, anche perché l'Italia oggi continua, ha degli illustratori straordinari. Cioè veramente è cresciuto tantissimo il livello, la qualità. Uno di questi che ha pubblicato qui è Stefano Arici, ha pubblicato con loro. Un'altra è la Flavia Sorrentino, ha pubblicato con loro. Quindi le possibilità, andate a vedere Moustache, a Lucca lo presenti in anteprima. Bonanno, e firma i libri, poi io gli farò la personale alla galleria
Happy Planet di Viareggio. E questo è un altro. Quindi vedete le idee. Allora, chiudiamo il discorso idea perché mi pare che vi ho dato alcuni esempi. Poi ce ne sono tante, però aspetto le vostre. Poi abbiamo le tipologie di scrittura, arrivo alle tipologie dell'albo. Primo gruppo, albi su concetti, che possono essere spaziali, temporali, causali. Finisco questo, solo l'elenco. Spaziali, causali, eccetera. Albi sui concetti. Causa-effetto, prima-dopo, tutte le cose. Secondo gruppo, alfabetieri. Ci sono impossibilità infinite con gli alfabetieri. Terzo, libri sul che presentano situazioni e libri che nascono da, andremo a vedere le strutture, da una parola o da una frase chiave. L'idea, in questo caso, è la frase stessa, che è punto di partenza per l'albo. Voi, quello che vorrei vedere insieme, è proprio questo, vedere quali sono queste parole chiave, che addirittura sono ripetute. Cioè, una di queste parole è vorrei, e sono tutti gli albi sui desideri, ma ce ne sono tantissimi. Un'altra è, poi vorrei può diventare, vorrei avere, o vorrei essere. Facciamo che è uguale. Vedete che sì, cioè, io posso prendere, sono tutti uguali, eh? Poi allora andremo a vedere in che cosa poi ci si può differenziare, come, eccetera. Mi piace. Andiamo a vedere anche chi è il primo. Vi faccio un altro esempio. Un albo, vabbè, questo, sì, è Josse Goffin, di cui si sono dimenticati quando hanno parlato dell'altro O, premiato. E questo nessuno parla. E gli viene prima, parecchio prima. Allora, questa è una cosa. Se, sempre se fosse, se un bruco e una giraffa, questa è la Bossù. Rossana Bossù, se io fossi, mi piace quando, tutte varianti se vogliamo sui desideri, questo è sempre, allora, fuori dentro, questo è concetti, poi ci sono altre frasi, altre parole. Bellissimo questo di Gubellini, poco noto. Ho visto passare. Ho visto passare. Quali potrebbero essere, oppure, questo si intitola Io e il mio papà. L'autrice e illustratrice Giorgia Galanti. Giorgia Galanti, come inizia? Ve lo leggo così capite. Questa sono io. Io amo. Allora, io amo
le candele. Io amo disegnare. Io amo fare molte coccole. Poi c'è il mio papà ama. E poi vedremo come trova la soluzione. Un altro, questa è un'altra casa editrice che è poco nota, ma fa delle cose stupende, l'Orto della Cultura. Chiedetemi se volete questa cosa degli editori, perché poi ho visto, ma per sfortuna. Questo era Grande e Piccolo. Ed era il gioco sul grande e piccolo. Ma basta. Io mi chiamo Ciro. Guardate cosa diceva Galanti. Questa sono io. Io mi chiamo Ciro. Guardate la struttura. Andiamo a cogliere come si scrive e come invece non si scrive poi. Se fossi un gigante sarei altissimo. Il gioco del se io fossi, il più alto del mondo, se fossi un orco, vedete? Guardate la struttura, l'iteratività dell'albo. Poi, vabbè, ma per fortuna un'altra, altro esempio ancora, dopo basta. La mia città è, altra frase chiave. La mia città è, come continuereste voi? Cosa mettereste dopo? Intanto vi chiedo, lo conoscete? Perché se lo conoscete sapete già. Questo è Edizioni Corsare, Perugia. La mia città è i colori. Allora, la idea, vedete, però l'idea parte da una frase, la mia città è. La mia città è come? Colori. Allora, colori. Poi, quello possiamo anche cambiare. E infatti è quello che è. Allora, la mia città è? Grigia. Come continuate? Vabbè. Oppure la mia città è bianca, oppure la mia città è gialla, la mia città è rossa, se, la mia città è nera. Se dico la mia, poi come continua dopo aver scritto la mia città è nera? Ma non è un colore. Se io ho detto che lei ha giocato con i colori. La mia città è. Poi ci mette un colore. Adesso io non vi ho detto come continua. Ve lo chiedo. Come continuereste voi? La mia città è rossa e poi. Ma l'hai letto? Come? Come? Con il come? La mia città è colore più come. Vedete la struttura? Che viene come, eccetera. Allora, se io lo leggo, parte dal rosso, no, parte dal verde. La mia città è verde. Come? I suoi parchi. C'è un'altra doppia pagina dove lei introduce un altro concetto, ma vi mostro dopo. La mia città è rossa. Giriamo. Come i suoi semafori sempre rossi. Non ti ricordavi? L'avevi. La mia città è nera. Come l'asfalto. Io, se avessi più tempo, io cioè vi chiederei come cosa, cioè ditemi voi.
no? Vedete la struttura. Allora, dai.